famiglia Farotti, che in segno di riconoscenza nei confronti del personale sanitario, della struttura ospedaliera, del pronto soccorso di San Benedetto, ha sentito l'esigenza di dare un segno tangibile della loro soddisfazione per come si sono trovati. È un segno tangibile in termini economici di grande rilievo. Possiamo anche dire la cifra. Non ci sono segreti. Se non sbaglio sono qui 17.000 euro, quindi è veramente una dimensione. Se poco troppo lo deve la colpa è dei Ramazzotti. No. È veramente un grosso intervento economico che va ad agevolare l'attività del personale del pronto soccorso dell'ospedale San Benedetto, in quanto questa disponibilità è stata finalizzata all'acquisizione di una tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti di ultima generazione. L'apparecchiatura, il sistema sia informatico che le apparecchiature di rilevazione dei parametri sono della ditta Abimedica, poi è rappresentata qui dall'ingegner Serena Sessa, e che poi illustrerà il funzionamento di questa apparecchiatura, darà anche attraverso un video le informazioni necessarie. Però io appunto ritengo che la cosa bella sia, al di là di quella che è la dimensione economica dell'intervento che è stato fatto, ma anche il fatto che oggi abbiamo qui la signora Farotti, che è il testimonial di questo evento, e lei qui presente per rappresentare proprio fisicamente le motivazioni che hanno dato luogo a questo generoso contributo. Sappiamo che la sanità pubblica ha spesso bisogno di sostegno e devo dire che questo intervento riesce ad integrare il patrimonio tecnologico che ha l'unità operativa di pronto soccorso e medicina d'urgenza, che rappresenta poi tra l'altro un grosso baluardo proprio per la salute pubblica, considerando che per numero di accessi è il secondo pronto soccorso di San Benedetto, cioè della Regione Marche dopo Torrette. Quindi ben vengano i contributi di questo tipo. Io adesso darei prima la parola alla famiglia Farotti e alla signora. Ci darei personalmente a... La signora può dire solo grazie. Ecco. Vabbè, sarebbe bello anche che desse qualche cenno in più. A posto. Per poi dopo passare la parola per illustrare l'apparecchiatura e poi il saluto della dottoressa Petrelli, il primo pronto soccorso, che anche lei si associerà a questo ringraziamento della direzione di Area Vasta. Prego.